Привет, друзья мои! Oggi vi aspetta un nuovo video. Come ben sapete, in Russia esiste sia Natale sia Capodanno, ma oggi voglio parlarvi di un'altra festa, una festa religiosa che ha delle tradizioni molto particolari. La festa si chiama Крещение. Oggi è la festa in Russia, è il battesimo di Gesù Cristo. È una festa molto importante. Oggi fa molto molto freddo, come sempre questo giorno, anche se prima molto spesso capitava di avere meno 20 gradi e oggi è la giornata che i russi festeggiano in modo molto particolare. La sera prima le persone arrivano in chiesa e proprio lì riempiono le bottiglie d'acqua, perché l'acqua questo giorno è considerata santa. Adesso c'è una messa e io vi farò vedere il posto che si chiama Kupiel, per ora senza gente. Sono arrivata qui prima dell'altra gente. Qui so che si vede malissimo, ma la luce è questa. Guardate, questa è la croce fatta di ghiaccio e questo posto si chiama Kupiel. Proprio qui tutti i credenti fanno un tuffo, normalmente 3 volte, per purificarsi da tutti i peccati. Il battesimo di Gesù Cristo si festeggia il 19 gennaio e i russi si preparano per questo evento in anticipo. Intanto questa festa, pur essendo religiosa, una festa religiosa, è una festa legata tantissimo alle magie. E cioè, nei tempi antichi, alla vigilia di questa festa, le ragazze amavano fare divinazioni. Usavano qualsiasi cosa, qualsiasi tradizione, qualsiasi rito antico, forse ancora dai tempi pagani, per scoprire quale sarà il loro destino, se si sposeranno o meno, come sarà il marito, se avranno dei figli, se in generale il destino gli vuole bene. C'erano dei riti con le candele, con gli specchi, anche con gli animali domestici che dovevano aiutare tanto in questi riti magici. C'erano anche modi molto molto innocui. Per esempio, la notte prima del battesimo si usciva di casa e si fermava la prima persona, il primo uomo che si vedeva, e bisognava chiederlo come si chiama. Le ragazze, molte ragazze, credevano che il nome dello sconosciuto sarà lo stesso del loro futuro marito. La chiesa comunque era molto contraria a qualsiasi gioco del genere, sia innocuo sia un vero e proprio rito magico. Perché erano considerati giochi del diavolo. Perché quella notte era considerata magica, la notte prima del battesimo? I russi credevano che il cielo si apre e che tutti i tuoi desideri si possono avverare, basta chiedere, che non c'è più quel confine così evidente fra il nostro mondo e il mondo dell'aldilà. La chiesa insisteva che bisognava pregare Dio. Le persone prima facevano divinazioni e poi andavano in chiesa e dopo la messa andavano a fare la stessa procedura che ha fatto Gesù Cristo. E cioè, lui ha fatto il battesimo. I russi invece credevano che quel giorno l'acqua diventa benedetta e quindi, facendo un tuffo nell'acqua, si può purificarsi da tutti i peccati fatti prima. L'acqua non ha meno 10, meno 20 gradi. Quando l'acqua raggiunge meno 10 gradi si congela. Quindi non è così gelida, ma è comunque molto molto fredda. In Russia questa tradizione la osservano sia le persone adulte sia i loro figli, giustamente con l'aiuto dei genitori, per cui potete vedere sia i grandi sia i piccoli. I pediatri comunque sono contrari.
Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete per favore un like, anche perché fa freddissimo e solo per questo atto eroico che io sono qui alle 2 di notte, tutta congelata, solo per farvi sapere come si svolge, come si festeggia questa giornata, questa nottata in Russia.